E rieccoci qua. Sono le 9.31 ai nostri orologi, siete ascolto di Spazio Giovani su Radio Italia, la radio degli italiani in Australia e oltre. Ancora Marco non si fa vivo, tra poco ritornerà anche Fabio con noi, dovrebbe ritornare perché arriva, addirittura ritorna alla base, torna a casa. Torna a casa. Sapevo. Speriamo che all'ascolto così magari ci speculiamo un poco sopra. Altre informazioni, dunque. E beh, questa non lo so, è un po' difficile. Design di moda. Aveva visto su un sito una richiesta dall'Australia, ha partecipato, ha risposto e le hanno detto: vieni, facciamo una prova, non ti diamo nessuna certezza. Lei ha 27 anni, la ragazza. Design di moda, ha fatto varie esperienze, anche ha partecipato a delle sfilate facendo la correttrice da Delli, non capisco se sono dei termini tecnici, vabbè, correttrice di qualcosa, all'interno di grosse aziende di moda, e dice: ma mi posso fidare, vengo col visto di turismo, io direi, non lo so, cosa gli consigliate, work holiday visa non è che costa tanto. No, sì, meglio sicuramente il working holiday, perché il visto turistico sì, non consente di lavorare, non consente di fare nulla. Quindi si potrebbe fare il working holiday, venire qua e vedere. Perché non mi è bastato presentare il mio curriculum per avere già una prima positiva risposta? Beh, secondo me perché se non ti vedono... Vogliono conoscere, certo. Ecco, è di prepotenza, di forza, incavolato come una bestia, entra nei nostri studi Marco. Sì, è un'immagine indescrivibile. Sì. Cioè non lo descriviamo come sta, giacca a vento, ma capire, la Threadbot sei venuto, no? Da Threadbot, abbiamo saputo che a Threadbot c'è tanto, quanti centimetri ha fatto? Ah, sulle Blue Mountains? Sulle Blue Mountains. Sono 20 centimetri. 20 centimetri, immaginate. Ecco, si sta togliendo i pantaloni. I copri pantaloni. Copri pantaloni, sì, cioè, un inverno così non l'abbiamo mai visto in Australia. A Sydney, mai. State allagate, completamente allagate. Sì, sì. Stamattina quando dall'Italia arrivavano le notizie di prima pagina che riguardava l'alluvione di Genova e delle altre zone, e sembrava stiamo tutti là, ormai qua è un disastro veramente. Lì però c'è una certa colpevolezza perché potevano arginare a tempo i fiumi e i ruscelli. Da agosto ci sono hanno presentato subito le lettere che sono state spedite ad agosto per raccomandare ai ministri. Sì. Al primo ministro e ai politici, a tutti, compresi Grillo. Infatti Grillo si è beccato fischi per Nacchi pure lui. Sì, sì. Cioè, venite qua, fate le cose che dovete fare, poi anche voi avete messo la lettera nel cassetto, nessuno ci ha dato retta, nessuna. Insomma, un'altra bella figura del governo, del nostro governo. Purtroppo, purtroppo bisognava fare qualcosa adesso. Insomma, quando ci sono di mezzo morti e feriti, la cosa è grave. Qua per fortuna io non ho nella cronaca, almeno fino adesso, qualche piccolo ferito, qualcosa, però nessun grave, perché tra altre cose era stato lanciato l'allarme rosso, io l'ho ripetuto anch'io per la radio due volte, proprio qui cioè l'allarme rosso non era sulle montagne, era proprio anche per la città. Assolutamente, no, la montagna ha nevicato pesantemente, in città tante zone sono ancora senza luce, leggevo adesso la copertura live, diceva che anche Glebe e Petersham per esempio, non so se adesso è tornata, però stamattina non c'era luce, non c'è stata tutta la notte, molte zone intorno a Sydney non hanno luce ancora. Noi a Leichhardt siamo un po' più fortunati, è difficile, sai perché? Perché abbiamo un power di sicurezza, perché c'è la base di massima allerta della Polizia Federale qua vicino, gli elicotteri, la base di elicotteri si lanciano per motivi di sicurezza in caso di allarme terroristico, quindi secondo me siamo avvantaggiati di questo fatto, per cui è molto difficile che manchi la corrente, però potrebbe succedere anche qua. Tocchiamo lei. Tra l'altro oggi diceva il City Morning Herald che era la giornata City to Ride, quindi si voleva incoraggiare l'uso della bicicletta. Sì, poi alla fine della giornata è stata così, era più un City to Swim, scrivevano, insomma, per nuotare. Andare a ruoto con la barca. Detto, no, non prendete la bicicletta oggi perché non è solamente giornata. Un canotto come le immagini di tornata a Genova, delle immagini con la gente dal canotto, incredibile. Vabbè. È il cattivo tempo, colpa nostra, esseri umani che abbiamo indiscriminatamente abusato della natura, adesso la natura si vendica, è sempre così. Eh beh.
Abbiamo letto qualche lettera, stavamo parlando di una ragazza che vorrebbe fare la design qui, ha avuto un'offerta, però deve venire di persona, e chiedeva se venire con un visto turistico oppure no. Noi glielo sconsigliamo pubblicamente, meglio forse, come dice giustamente Giovanni, vieni con un work holiday visa, in modo tale che se ti danno già un primo incarico puoi accettare senza problemi. Certo, potrei certo. Accettare senza problemi. Sì, il problema è che comunque il visto turistico, anche se la soluzione è più comoda, comunque preclude molte strade, quindi se non siete qua per una vacanza chiaramente tutto il resto viene molto più difficile. E, insomma, bisogna anche fare attenzione all'età. Sono capitate da noi alcune persone che comunque magari sono un po' più avanti e col turistico, sperando di poter lavorare, magari lavorare in nero. Già lavorare in nero, insomma, ovviamente è illegale, quindi non è mai consigliato. Però insomma ci si creano situazioni difficili, perché comunque anche il rilascio di un visto permanente legato a sponsor o altro dipende anche molto dall'età, oltre che dalla preparazione, dall'inglese, dal lavoro eccetera, quindi insomma bisogna valutare molto bene prima di venire qui in Australia. Bene, abbiamo poi in tua assenza abbiamo parlato di una possibile collaborazione tra qualche mese, forse a novembre prima di Natale, con un dirigente dell'immigrazione qui a Sydney, anche a livello nazionale pure. Ottimo. E soprattutto addetto alle problematiche dell'immigrazione che riguardano i territori di origine italiana, parla benissimo italiano, si è offerto, sta aspettando il permesso ovviamente del Dipartimento, certo. Prima di fare un intervento pubblico deve essere autorizzato, ma pensa che non ci saranno problemi, quindi più autorevole di lui poi per dare dei consigli tu come muoversi eccetera non ci sarà. Sì, sì. E questa è stata la prima parte più o meno il riassunto di quello che è. Adesso raccontaci qualcosa, ci sono appuntamenti previsti? Sì, abbiamo la settimana prossima abbiamo il seminario informativo per i giovani, il 22 ottobre, sarà dedicato insomma a tutti i ragazzi che sono qui in arrivo dall'Italia e vogliono informazioni sulle assicurazioni sanitarie, su come muoversi, sui trasporti, sul lavoro, sui curriculum eccetera. L'incontro è gratuito, è in italiano e sarà nei nostri uffici del COASIT il giorno 22. E poi avremo insomma il seminario, avremo un nuovo curriculum il mese prossimo, il 15 novembre, anche quello in incontro gratuito, insomma chiunque può venire e seguire il nostro seminario di un paio di ore per imparare insomma tutti i trucchi per riuscire a compilare un curriculum in perfetto formato australiano. E poi i corsi di inglese cominceranno il mese prossimo, insomma stiamo riempiendo le classi e quindi insomma se chiunque fosse interessato a questi corsi di conversazione in inglese che hanno diversi livelli di difficoltà e durano 6 settimane si può informare chiamandoci negli uffici allo 02 9564 0744, oppure scrivendo a giovanni.bressan@coasit.org.au o marco.zangari@coasit.org.au. Ricordiamo anche il nostro nuovo centro messaggi, abbiamo cambiato numero, il telefonino per inviare i vostri messaggi, sms 0458 346833, ripeto 0458 346833, ce l'abbiamo qui. Se volete... li memorizziamo, che abbiamo un nuovo apparecchio, possiamo memorizzare tutti quanti. Siamo live. Siamo live, potete telefonare, cioè mandare un messaggio, non telefonare, mandare un messaggio a questo numero, non è un numero che risponde al telefono, solo a messaggi. 0458 34 68 33, poi abbiamo anche Facebook, abbiamo Skype, abbiamo tutti i canali. Siamo ovunque. Fuori d'Italia. La fiamma, ricordiamo. Ecco, la fiamma, il globo. Abbiamo allora un momento, ecco, Alessia sta all'ascolto. Che ore sono in Italia adesso? Dunque, sono 9 ore, quindi è mezzanotte. Mezzanotte quasi e mezza, sì. Mezzanotte e mezza, quasi. Sì, e ci sta ascoltando. Quindi se la salutiamo. La salutiamo, Alessia, le Sandici. Mi hanno proposto già il contratto. Vogliono solo vedermi da vicino e discutere le modalità per poi firmare il contratto. Devo venire sempre col work holiday visa? Non lo so, c'è già un contratto prefirmato. Quindi c'è la sponsorizzazione, se c'è un pre-contratto, io non lo so adesso.
Non lo so, dipende chiaramente dalle adesso cosa che hanno offerto. Dell'immigrazione. No, in questo caso ci vorrebbe un po' di più informazioni da parte di Alessia, nel senso di sapere esattamente che cosa sia. Se chiaramente soltanto il fatto di conoscerla e poi per poi firmare il contratto. Ha già il contratto pronto, vogliono solo parlare da vicino per definire. Il turistico permette di fare colloqui, non permette di lavorare, sì. Però si può venire per parlare, fare colloqui di lavoro, sì, assolutamente. Esatto. Quindi a quel punto lì caso, magari. E in caso la vogliono far lavorare. Alessia, se stai ascoltando, ascolta noi. Tranquillamente, vieni col Work Holiday Visa. Ti costa qualche centinaio di dollari, però quanto costa adesso? 2-3 sì, qualche centinaio di dollari, no, un po' di più. Siamo sui 500, credo. Dollari. 300 e rotti euro più o meno. Sì, il fatto è che comunque, se lei poi otterrà un contratto vero e proprio, comunque ci dovrà essere una sponsorizzazione. Quindi bisognerà fare un visto diverso. Ma quindi intanto, a quel punto intanto lì... però non penso di tornare indietro. Una volta che c'ha il Work Holiday Visa, viene qua, avrà il contratto, può fare tutto da qui. Certo, sì, però a quel punto, non lo so, forse un visto turistico che costa un po' di meno sarebbe anche più facile da ottenere. Non lo so, deve un po' vedere lei con la società, con questa impresa con cui sta facendo il colloquio, perché dipende tutto dal contratto di lavoro. Non lo so, forse appunto, come sta dicendo lei, il visto turistico sarebbe l'opzione migliore. Però sì, insomma, magari possiamo fare una chiacchierata via Skype se lei è interessata. Dopo ti diamo il nostro recapito Skype, già ce l'hai perché sei iscritto a Tele Australia, c'è anche il nostro recapito di Italia Skype. Vediamo. Oh, adesso sono le 9.41. Io parlando di pioggia volevo lanciare una campagna pubblicità progresso. Se sta piovendo e lungo le strade vedete persone su motorini e moto, probabilmente quelle persone si stanno bagnando. Quindi se siete in macchina, magari... Rallentate. No, anche, ma il telefono controllatelo più tardi, perché si allungano i semafori, la gente non parte e i ragazzi dietro si bagnano. E io ero quello dietro. Oh. Abbiamo sì, una ricerca questa settimana ha stabilito che noi controlliamo, guardiamo il nostro telefono, smartphone, troppo. 3 ore e mezza al giorno, che è tantissimo, e un mese e mezzo all'anno soltanto guardando il telefono, però insomma magari quando piove no. Ecco, vogliono proibire anche completamente l'uso del telefono in macchina, anche con le con il Bluetooth, eccetera. No, vogliono toglierlo proprio perché dice che comunque diventa pericoloso. È una distrazione, anche se tu non usi le mani, sì. La distrazione è qua. Leggevo che io in America gli incentivi per gente che manda gli SMS, insomma, sta chattando. Non sta attento alla strada, insomma, questi incentivi sono cresciuti tantissimo. Sì, perché gli SMS si possono mandare anche via vocale adesso con i nuovi apparecchi. Sì. Si vuol dettare un messaggio e viene scritto e inviato, senza problemi. E lo fanno anche bene questi telefonini, in qualsiasi lingua, sono diventati mostruosi. Però non controllano quello che ci sta davanti a noi, il traffico eccetera. In Arizona hanno vietato completamente l'uso in macchina del telefonino. Ci sono pesanti multe e la galera... Lavori forzati, 6 mesi obbligatori, senza sconto. Deve spaccare le pietre se tu spacchi qualcosa attraverso il cellulare. E lì, sai, gli stati si adeguano a modo loro, possono legiferare un po' e essere anche duri. Sì. Vabbè, comunque il modo per usare lo smartphone in maniera sicura ci sarebbe in macchina. Si accosta, si ferma e si parla. Quello diciamo sarebbe, se uno non ha altri dispositivi, eccetera, sarebbe la minima cosa, però la gente non lo fa. Poi qua, insomma, le distanze sono lunghe, si passa tutto il tempo in macchina, eccetera, eccetera. Però anche insomma, indietro non si può tornare, la tecnologia è quella, si andrà sempre più avanti. E allora bisogna sapere, insomma, avere un po' di autocoscienza. Sì. Beh, starci un pochino attenti. Soprattutto a chi sta dietro. Bravi. Incappucciato. Quando piove. L'acqua bagna. Diciamo, diamo questa news la mattina. No, e poi anche qui si formano delle pozzanghere vicino ai marciapiedi. Quindi come se vedete dei posti di fermata del bus, eccetera, rallentate. Non vi divertite a bagnare chi sta aspettando il bus, perché purtroppo... succede. Sono le 9.44, prossima canzone. Sono i Ministri con La Piazza.